Creiamo insieme in questo video tutorial un protocollo anticontagio per un negozio, per esempio un negozio che rivende abiti. Per farlo possiamo fare in due modi, partendo dalla pagina iniziale di Schedulog o avviando un nuovo file cliccando sull'iconcina COVID-19 oppure avviando la comoda procedura guidata cliccando sulla piastrella protocollo anticontagio. La prima informazione che ci viene chiesta è il nome dell'impresa. Qui, vedete, ci sono salvate alcune attività. Possiamo salvare e registrare anche l'attività che dobbiamo analizzare nell'archivio di Schedulog. Per farlo è sufficiente cliccare su questo menu Archivio, quindi su questa icona Imprese e registrare la nostra attività. Una volta riavviato Schedulog, ecco che il nostro negozio è presente nell'elenco. Possiamo poi scegliere il tipo di attività, naturalmente in questo caso attività commerciale, e specificare alcune informazioni legate all'ambiente di lavoro, quindi la tipologia di accesso, se ci sono più accessi, se è un'attività di ristorazione, in questo caso no, se sono presenti cabine di prova, se ci sono delle sale separate per incontri con il pubblico, se è presente una sala d'attesa, come è la ventilazione, se sono presenti servizi igienici per il pubblico e nel caso si tratti di un centro particolarmente ampio, se sono presenti per esempio scale mobili interne e se infine siamo attrezzati con un magazzino. Specifichiamo poi se è presente un ufficio, se è possibile svolgere delle turnazioni e a chi è affidata la pulizia dei locali. Forniamo delle indicazioni anche relative alle scelte aziendali in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi di aver coinvolto le figure responsabili per la sicurezza in questo frangente, come sono state fornite le informazioni a tutti i soggetti coinvolti, se verrà rilevata la temperatura all'ingresso del negozio oppure no, e se gli uffici sono dotati per esempio di separatori o di oggetti che non permettono un contatto diretto. Al protocollo sono allegati anche tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per la nostra attività. Possiamo allegare al nostro protocollo di sicurezza anche altri documenti, la tabella riepilogativa delle presenze, la tabella con il rilievo delle temperature, qualsiasi comunicazione sia necessaria fornire ai nostri dipendenti o visitatori, per esempio la consegna dei DPI o altre indicazioni riguardo alla sicurezza anticontagio. Possiamo allegare anche tutta una serie di cartelli informativi da esporre nei locali della nostra attività. Per modificare il contenuto del protocollo possiamo utilizzare tutti gli strumenti di Schedulog. Schedulog, quando compila il nostro protocollo, segue il flusso dei menu presenti qua in alto. Possiamo per esempio cliccare sul menu Impresa e apportare modifiche al nostro negozio o aggiungere per esempio dei dipendenti. Sulla sinistra è presente l'archivio globale di Schedulog. Noi possiamo sempre accedere su questo menu a sinistra e trascinare all'interno della nostra attività, evidenziate in rosino, le informazioni che ci sono utili. Possiamo anche creare ciascuna componente direttamente all'interno del protocollo, vuol dire che alla successiva compilazione non sarà disponibile quello che noi adesso stiamo inserendo nel file, ma rimarrà salvato in questo progetto. Alla nostra attività possiamo aggiungere zone di lavoro, attrezzature necessarie
per le misure di sicurezza anticontagio. Altri cartelli in archivio ne avete diversi, sempre accedendo qui lateralmente, ne trovate svariati. E poi naturalmente i dipinti. Alla stessa maniera, sempre dall'archivio che trovate qui sulla sinistra, potete andare a ricercare i vostri dispositivi di protezione individuale oppure crearne di nuovi con queste icone direttamente nel vostro file. Nel menu protocollo COVID-19 avete indicazioni su tutte le misure che sono state collezionate nella stampa del protocollo di sicurezza. Voi potete modificare i testi direttamente in queste finestre laterali, potete cancellare e riscrivere ogni testo, oppure potete decidere di andare a ricercare nell'archivio di schedule altre frasi salvate per voi. Cliccando su questo link avete a disposizione numerose frasi che possono essere selezionate e importate all'interno della vostra parte di protocollo. In ogni momento potete creare nuove frasi in archivio disponibili per i vostri protocolli. Questi marcatori colorati, rossi e verdi, indicano quelle misure che verranno indicate e riportate all'interno del protocollo. Per esempio, noi abbiamo scelto un negozio di abiti e per cui Schedulog ci ha attivato il campo cabine di prova con le misure di sicurezza relative. Noi possiamo attivare o disattivare qualsiasi campo agendo direttamente su questi cursori. È sufficiente selezionarli e poi cliccare una volta. Ecco che il campo si disattiva o si attiva. Nel momento in cui è disattivato, il campo non verrà registrato all'interno del protocollo di sicurezza. Quando avete apportato le vostre modifiche, potrete tornare nel menu stampa e ricliccare nuovamente sull'icona compila. Schedulog ricompilerà il vostro protocollo con le misure modificate a piacimento direttamente dalle vostre azioni. Schedulog raccoglie tutte le revisioni del protocollo di sicurezza e tutte le stampe che avete creato in questo menu ad albero che potete consultare. È possibile modificare ciascuno di questi documenti o all'interno delle finestre di schedulo oppure cliccando due volte sulla descrizione di ciascuno di essi e avviando quindi un sistema Word che vi permette un'agile modifica. Potete verificare la correttezza delle vostre misure accedendo al menu Analisi dei rischi e procedendo all'analisi di rischio anticontagio delle vostre attività. È sufficiente ricercare una mansione, per esempio in questo caso l'addetto vendita, e analizzare il rischio, specificando per prima cosa l'esposizione, quindi dobbiamo ricercare qual è la probabilità di contagio per la nostra attività. Qui abbiamo la possibilità di ricercare il nostro codice Ateco. Ecco che la probabilità di contagio, in questo caso, è probabilità media. Poi assegniamo il livello di prossimità tra le persone che lavorano all'interno della nostra attività, in modo da stabilire anche in questo caso un grado di pericolosità. Scegliamo infine il livello di aggregazione, ovvero quanto è richiesta il livello di aggregazione interno al nostro negozio, al pubblico esterno. Ecco che ci viene assegnata una probabilità medio-bassa di rischio di contagio. Possiamo stampare la relazione e verificare le nostre misure di sicurezza. Anche questa analisi verrà allegata alla documentazione della nostra attività. Possiamo verificare che tutto sia a posto e quindi procedere all'inizio della nostra attività cliccando sulla checklist. In questa checklist troviamo una serie di domande a cui possiamo rispondere affermativamente o negativamente in modo da mantenere il controllo
di tutto ciò che abbiamo predisposto.